Nella tana del lupo irpino un Pescara stradecimato. I biancazzurri di Massimo Oddo, dopo aver faticosamente ritrovato la via della vittoria contro il Como, hanno il compito ancora più difficile di trovare continuità di risultati, ma a complicare i piani è la lista lunghissima di assenze. Falcidiati il centrocampo e soprattutto la difesa. Ai forfè già annunciati di Coda, Crescenzi, Mazzotta e Campagnaro si è aggiunto quello in extremis di Zampano che non ce l'ha fatta recuperare. Ci sono poi le squalifiche di Benalì, Zuparic e Torreira e allora per Oddo la necessità di raschiare il barile e attingere da quel serbatoio targato primavera che il tecnico pescarese ben conosce. La novità allora è il debutto dell'eclettico terzino classe 97 Cristian Ventola, il quale presiderà il settore mancino della difesa, una linea completata da altri due classe 97 come Vitturini a destra e Mandragora al centro, affiancato da Fornasier. Quest'ultimo peraltro è in diffida e aleggia dunque una nuova squalifica. Vista la giovanissima difesa, Oddo dovrebbe risolvere a favore del più esperto Bruno il ballottaggio di centrocampo con Selasi. Il mediano di Benevento sarà il fulcro del gioco con Memushai e Verre ai suoi fianchi. In avanti va verso la conferma Verde, che ben si è comportato col Como, con lui gli intoccabili Caprari e La Padula. Di fronte a una squadra come l'Avellino, che nelle ultime tre gare non ha vinto, non ha segnato e da due partite ha cambiato allenatore, via Tesser, ecco Marcolin. Oddo non si fida. L'Avellino è una squadra sicuramente molto più esperta di noi, è una squadra che ha giocatori di categoria, e ha avuto qualche difficoltà quest'anno e qualche punto indietro, sicuramente occupa una posizione di classifica che non rispecchia il valore. Credo che a inizio anno l'Avellino puntasse forte quantomeno sui playoff. Vigilia ad Avellino carica di tensione. Gli irpini, 7 punti sopra i play-out e 8 sotto i play-off, cercano un finale di stagione importante e il match di questa sera è spartiacque. Mancheranno Gidai, Gavazzi e Migliorini. Marcolin varerà un 4-4-2 con Pisano, Rea, Biraschi e Chiosa davanti a Frattali. In mezzo Paghera e Arini con Visconti da una parte e uno tra Insigne e Bastien dall'altra. Mokulu e Castaldo in avanti. Direzione di gara affidata a Gersini di Genova. Il partenio Lombardi è campo da sempre ostico per il Pescara, che in 27 precedenti ha vinto solo 4 volte, l'ultima più di 10 anni fa. Il 13 novembre 2005 finì 1-3 con Maurizio Sarri sulla panchina biancazzurra.